Salve a tutti, sono Matteo Migliorini e in questo videocorso vi introdurrò l'utilizzo delle particles in 3ds Max 2014. Naturalmente i concetti che esporrò saranno utilizzabili anche per versioni precedenti. Prima di iniziare però andiamo a elaborare un'interfaccia diversa, poiché dobbiamo ottimizzarla proprio per poter lavorare al meglio con le particles. Sicuramente uno dei primi aspetti che vado a disabilitare o comunque a modificare è l'utilizzo del driver Nitrus quindi dalla voce customize preference alla voce viewports andiamo a scegliere il driver e in questo caso andiamo a scegliere il legacy direct 3d ok naturalmente 3dx max ci ricorda che questa modifica sarà valida attuata dal prossimo riavvio poiché stiamo utilizzando un'istanza quindi non sarà valida immediatamente Altra modifica che possiamo fare, visto che siamo qua, è quella riguardante l'Autoback. Quindi da Files io preferisco togliere la spunta da Autoback, poiché questa operazione in alcuni casi può creare dei problemi, può mandare in crash poiché va a frizzare temporaneamente il software, quindi mi potrebbe creare dei problemi in fase di lavorazione e preferisco andare a salvare più frequentemente. Quindi togliamo la spunta da Enable e altro aspetto che per ora non consideriamo, è la questione del gamma. Il gamma di default è abilitato, ma noi volendo potremo disabilitarlo. Non è fondamentale, poiché comunque stiamo parlando di un lavoro che faremo di, in viewport principalmente, quindi sulle particles, e in molti casi il rendering è appunto la fase finale, quella che ci potrebbe interessare di meno. Diamo ok. Un'altra cosa che possiamo disabilitare è sicuramente il view cube poiché è molto grosso e vi ricordo che lo potete disabilitare cliccando sul più, Configure Viewports, alla voce View Cube, troviamo Show the View Cube, oppure lo potremo anche utilizzare in una versione molto piccola, quindi Tini, in una versione minuscola, clicchiamo su appli per vedere la modifica, ma è talmente piccolo che è inutilizzabile. Quindi togliamo la spunta Show the View Cube, Appli vediamo che è sparito quindi ok altro aspetto che per ora lo potremo anche lasciare poiché non crea dei grandissimi problemi proprio sulla viewport è l'utilizzo naturalmente dello shader che cambierà quando andremo a riavviare 3ds max poiché abbiamo abilitato il direct 3d come, come driver e non il nitrus ma un'altra cosa che potremo sicuramente andare a disabilitare è il view background Invece di averlo gradiente, impostarlo come solido. Vedete voi, perché comunque è indifferente, è proprio una piccolezza che si può anche lasciare tranquillamente in versione gradiente. Altro aspetto è sicuramente l'utilizzo della Ribbon. Poiché non stiamo modellando, possiamo nascondere la Graphic Modeling Toolbars. E vi ricordo che lo possiamo fare cliccando appunto sul relativo pulsante. Quindi andiamo a toglierla. Volendo possiamo anche togliere, quindi nascondere, la barra delle layout. Questa barra che è stata introdotta nella versione 2013 permette di switchare molto velocemente da un layout all'altro. Per disabilitarla basta cliccare uno spazio vuoto della, barra in, della main bar e togliere viewport layout bars. Volendo possiamo ripristinare anche il file, la voce file nel menu a discesa poiché il menu in alto magari è molto lento ad aprirsi e in alcuni casi può creare essendo anche un po' orecchio ingrombante può creare delle difficoltà a livello di driver quindi di visualizzazione quindi dalla voce customize customize user interface alla voce menu possiamo nella parte del riquadro che riguarda il menu andare a ricercare la voce file e trascinarla appunto nell'elenco se non riusciamo a posizionarla subito in alto la possiamo posizionare prima in un qualsiasi spazio e poi dopo portarla verso l'alto. Salviamo, salviamo come modalità di, di start nella relativa cartella. Altri aspetti possono riguardare, per esempio, la colorazione. Sicuramente i colori molto scuri sono utilissimi per, per chi lavora parecchio, comunque per chi sta molto tempo davanti al, al software. Potete caricare una versione più chiara oppure andare a sbizzarrirvi con le varie personalizzazioni a livello di, interfac di interfaccia, di rollout, di, di scritte, quello che volete. Personalmente per questo videocorso otterrò sempre questa tipologia qua. ok? Il motore di rendering, c'è cioè chi magari è abituato nella propria pipeline a utilizzare software come Mental Ray o V-Ray. io vi consiglio per quando si lavora con le particles di utilizzare motori base come ad esempio de il default Skyline che possiamo tranquillamente personalizzarlo dalla voce customize, custom IE and Defaults Switcher e abbiamo la possibilità di controllare tutto quello che riguarda sia lo schema dello dell'UI, quindi dell'user interface, sia a livello di rendering. In questo caso vediamo che c'è già max applicato, quando andremo ad aprire il motore di rendering in basso notere sia in basso ad assign renderer noteremo che avremo il default scaline renderer o anche in alto nella apposita nom nome della barra della della finestra gallenta